queste cose, ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto, ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Ciao a tutti, ragazzi, sono Sergio Adler, bentornati sul mio canale. Siamo tornati qua con GTA, la missione numero 6. Terapia di coppia. Già giocata questa missione più volte. È una missione divertente, Man. Ragazzi, con Michael. Amen. Amanda! You better not be! Not in my house! Fuck you, Michael! Go away! I'm paying that turd $150 an hour to fuck my wife in my own bed? Michael, go away! No, I'm sorry, bro. She said you had an arrangement. You and I are gonna have an arrangement. I'm gonna arrange your fucking funeral. I'm really sorry. Michael, spegni proprio. Come here! E lui è solo bravo a spegnere le persone. In my bed. Bullshitting. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Che fosse bella. Ma. E saremo sul pick up di. Di Michael, presumo. Beh, ragazzi, che. Già fare questa missione che poi vedete come va a finire. Io ormai lo so a memoria. Perché? Cioè, la logica. La guida prima di tutto. Perché? C'è il pick up proprio per questa missione. Quando prima non c'è. Cioè, forse non importa che c'è un pick up così. Attrezzato. Cioè, forse l'unico pick up che gira per Los Santos così attrezzato. Perché ci mettono lì proprio per questa missione, mi chiedo, scusate, devo concentrarmi un po'. Perché ce lo mettono lì per questa missione? Cioè, io a volte non sono nella facoltà di capire. Perché ce lo mettono lì? Per questa missione? Ecco qua, ragazzi. There's a winch in the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull this deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud. Well, there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, bud, do it. Energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. Oh. How fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like when someone fucks with your shit. Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal? Whoa! Adesso, ragazzi, vedrete qua. Ma con che potenza! Oh,
Fantastico. That's a foolish man who built his house on sand, baby. Hey man, I don't think my boy Matthew was thinking truck when he wrote that shit. Man, look the fuck out. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. You crampon! You! You're a deadline! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking Martin Madrazo, ragazzi. Personaggio che incontreremo. Ecco, bravissimo Sergio, bravissimo. L'ha preso da qua. Sembra aver preso anche il secondo. Com'è possibile che uno sia passato alla guida del pick-up, quello, il passeggero, e siano ripartiti e ci abbiano ripreso? Cioè, è impossibile. È impossibile. Adesso me la do a gambe, fate un po' voi. Preso. Ah, sono scesi, perfetto. È bellissimo fare la parte del passeggero, No, ma si ferma quello, se allora no, No, non si può proprio più prendere flanking, però. Logica di GTA. Anzi, cose che non capisco di GTA. Più che logica. Logica che appartiene già a Fanapton ed è un youtuber che veramente seguo tantissimo. Ok, andiamo per di qua. Levati. Quickly. Ok. Con un chilometro per la casa di Michael. La missione però non è finita qui, cioè è finita qui dal punto di vista del gioco, perché se si arriva a casa la missione finisce ormai, quando sa come si entra a casa la missione finisce, ma diciamo i conti con tutta questa merda, se possiamo chiamarla così, e non sono finiti qui. No, mamma mia, su. C'è la più bella di Oxlack, Claxon, ok?
non rompere. Ok, scendiamo. E godiamoci. What's coming next? Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. You know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Frank. License. Now, Frank, maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo. Mr. Madrazo is a legitimate businessman. Madrazo, come dicono loro, Madrazzo, come si direbbe noi, è un nome che si ripresenterà durante la storia e tra l'altro molte più volte. Did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. That's nice. Come on, man. Damn, you alright? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, though. Ok, e adesso dobbiamo 2 milioni a Martin Madrazo. E insomma, non sarà una cosa facile, ragazzi. Vi ringrazio, lasciate un like e iscrivetevi come al solito, per me è molto importante. Come indicato dal tasto qua sotto verde per GTA 5. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi, e grazie.